visto che noi vediamo quanto è uguale il contrario, in questo modo relativo all'azione vera su cui relativamente ci poggiamo, è che ci riconduce già ora al centro magnetico di tutte le cose, ossia a quell'essere in potenza di ogni cosa che è l'immagine di Dio, visto che questo è quanto ci sta accadendo, noi siamo in un fenomeno in cui la nostra vita definita si sta spalancando in una vita interpersonale e illimitata, infinita, come sono infiniti tutti gli ordini che possono portare a ciascuno di noi in una fase di tempi di raddoppio che è infinita. Di conseguenza, noi abbiamo un infinito universo, veramente infinito, e già questo sembrerebbe una cosa irreale, ma certo che è immaginario. Noi vediamo reale quello che è immaginario, noi vediamo fatto quello che si disfa, noi vediamo limitato quello che è illimitato, per cui di fronte alla nostra vita singola limitata, dall'altra parte c'è una vita assolutamente senza alcun limite che vivremo tutti per interposta persona, immedesimati nel prossimo nostro come noi stessi, nel quale troveremo il nostro paradiso, ossia nel quale liberamente potremo immedesimarci, trovando quella gioia che avremmo voluto avere ora per noi, ma che per nostra fortuna non ci è stata data in questa vita a termine, perché la pena è durata poco, per fortuna ha avuto un termine, mentre invece il premio che è opposto alla pena sarà infinito, e quindi questo tipo di organizzazione divino è veramente così divino, così superiore a ogni aspettativa, che per rendercene conto dovremo solamente vederlo. Ma ora possiamo capirlo usando l'intelligenza e arriviamo proprio alle conclusioni che già ci furono indicate da Gesù Cristo.